Ma è l'unica lista, coalizione alternativa al sistema che abbiamo già visto. Quindi chi vuole continuare a votare chi ci ha portato in guerra, con disuguaglianze economiche sempre crescenti, un disastro ambientale, una situazione che preoccupa sempre di più famiglie e imprese, continui a votare quelle facce là e quei partiti là che sono sfumature diverse di una stessa medaglia. Noi abbiamo un programma radicale, siamo pacifisti, ambientalisti, costituzionalmente orientati, la forza di sinistra di governo, mettiamo i diritti costituzionali al centro, la lotta alla corruzione e alla mafia. E siamo credibili non solo perché abbiamo un programma credibile, ma perché le nostre storie sono storie di chi nella vita si è schierato contro il sistema, non nel tavolo del compromesso morale, non ha tradito. Siamo persone libere, oneste, coraggiose, competenti, quindi questa volta si sa per chi votare, per chi vuole cambiare, Unione Popolare. Onorevole, è arrivato l'ultimo appoggio in ordine di tempo di Jeremy Corbyn, ex leader laburista inglese, quindi questo è come un riconoscimento per questo che forse è la vera sinistra, secondo me. È proprio così, noi ne eravamo convinti, ma il fatto che una formazione appena nata, cioè nata a luglio, riceve il sostegno del leader della principale forza di sinistra in Europa, che c'è Luc Mélenchon, che per un soffio non è andato al ballottaggio per il Presidente della Repubblica Francese. Fondatore di Podemos, Iglesias, viene a Napoli, riempie un teatro e ci sostiene. Jeremy Corbyn, il leader dei laburisti inglese, finalmente in Italia c'è una forza che si riconosce nella Costituzione antifascista, nella sinistra, nell'ambiente, è pacifista. Ieri a Napoli abbiamo fatto un corteo con una grandissima bandiera di pace. Questi folli ci stanno portando nel baratro del probabile o possibile conflitto nucleare. Con Unione Popolare ci sarà innanzitutto un grido di pace in Parlamento. Ecco, voi chiedete sostanzialmente un voto che vi faccia superare la soglia del 3% e che vi possa far essere presenti in Parlamento, però sarà un ruolo logicamente all'opposizione. In prospettiva però come pensate di diventare forza di governo in futuro? Guardi, noi siamo una forza di rottura del sistema ma di governo. Io sono uno delle istituzioni, ho fatto il magistrato, il parlamentare europeo, il sindaco più longevo della storia di Napoli, mettendo all'opposizione tutti i grandi partiti. Vediamo il prossimo Parlamento dove staremo, perché noi non siamo una repubblica presidenziale, siamo una repubblica parlamentare, quindi deciderà il popolo chi deve avere i numeri per poi eventualmente mettere un'opzione. Certo, la cosa più probabile è che saremo sicuramente opposizione alle destre, ma in modo serio, non come fa il centro-sinistra che ci inciucia sotto, né ovviamente staremo con un centro-sinistra, e di centro-sinistra non ha nulla, perché il PD ormai non è più un movimento, un partito, uno schieramento di centrosinistra. Vediamo con le forze invece che dimostrano di pensarla come noi sui beni comuni, sulla lotta alla corruzione, alle mafie, sulla pace, soprattutto sulla ridistribuzione delle ricchezze, chi vuole stare con noi. Quello che è certo è che se, come noi crediamo e auspichiamo, Unione Popolare prenderà un voto forte, noi saremo in grado in Parlamento di spostare gli equilibri verso voci, problemi e bisogni di cui oggi nessuno se ne occupa in Parlamento, quindi saremo anche una voce istituzionale di chi per ora ha voce solo per strada. Perché votare Unione Popolare in Molise? Unione Popolare votarla ovunque, perché noi dobbiamo prendere lo sbarramento in tutta Italia. Votare in Molise perché è l'unica forza che parla e a corpi meridionali. Siamo gli unici contro l'autonomia differenziata, per esempio, che creerà un paese ancora più diseguale, le regioni ricche saranno ancora più ricche, le regioni in difficoltà ancora più povere. Noi siamo per sostenere i sindaci, non i grandi apparati regionali, le autonomie locali. Io sono un uomo del sud e Unione Popolare, che è un movimento, un laboratorio politico nazionale, ha il suo portavoce che conosce perfettamente quali sono i limiti ma anche le opportunità straordinarie del Mezzogiorno. E non mi piace questa narrazione di campagna elettorale come se il sud fosse solo reddito di cittadinanza e siamo là col cappello in mano a aspettare il politico che ti dà quello di cui noi abbiamo diritto. Il sud ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di sanità pubblica, ha bisogno del lavoro come diritto, e non i nostri figli che devono andare al nord perché non vogliono piegare la testa per chiedere il lavoro, che è un diritto, e lo fanno passare come una concessione che ti dà il padrone di turno. Quindi